Allora, grazie a tutti quelli che sono intervenuti dal pubblico. Allora, lascio a Roberta Nesi una prima risposta per quanto riguarda le sintesi, perché le domande sono talmente, talmente tante. E altri due relatori invece, se possono concludere in qualche modo al vicepresidente della regionale, chiederò la chiusura della serata. Grazie. Sì, grazie Giacomo. Allora, proprio parto dalla penultima riflessione. Ci dica il Comune cosa ha intenzione di fare nel prossimo futuro in merito a questo tema. Ecco, allora, io vorrei tanto rispondere, però non è il Comune che farà lo statuto, non è il Comune di Cavallino Tre Porti che detterà quella che sarà la tabella di marcia. Il Comune di Cavallino Tre Porti ha fatto un atto forte, un atto politico, cioè una delibera con cui abbiamo detto facciamo il referendum. Non abbiamo detto quando, perché in realtà noi abbiamo voluto dare un messaggio molto forte, quello di rispettate la nostra autonomia, di tutti i comuni, non solo quella nostra. E quindi noi adesso qui stiamo aspettando quello che il sindaco di diritto Brugnaro ha promesso, cioè di farci avere delle bozze dello statuto, di esaminarlo con la conferenza dei sindaci alla quale stiamo partecipando. Io sto anche partecipando alle riunioni dei sindaci della costa per capire i sindaci della costa come si impongono rispetto a determinati temi, non solo quello del turismo, anche quello dei servizi, quello dei trasporti, ma ovviamente anche quello del turismo, che è comunque una delega che oggi la città metropolitana non ha, che è rimasta in capo alla regione e ai comuni. Quindi quello che io farò è quello di tenermi in stretto contatto con quello che sta succedendo, e mano a mano che ci saranno delle notizie, delle novità e delle questioni di cui dibattere, io chiaramente cercherò di fare in modo che i cittadini di Cavallino Tre Porti siano coinvolti. Questo è l'impegno che mi prendo pubblicamente e anche l'unico impegno che mi posso prendere, perché da una parte abbiamo delle norme che avete sentito, dall'altra abbiamo uno statuto che non c'è. Quando mai era accaduto che un ente territoriale non avesse, come dire, i capisaldi fissati in una norma? Mai. Oggi questo è accaduto. A questo si aggiunge un terzo elemento. In Parlamento sta andando a tappe forzate una modifica costituzionale. Quindi capite? Chiedete a me cosa sta succedendo. Io francamente vi dico non so cosa stia succedendo. Questo è quello che vi dice chi ha una visuale tecnica ma anche politica, ma anche del comune cittadino. Quindi con molta trasparenza, molta semplicità e anche con tutto lo spirito che ho di dire non so neanche io che cosa fare, mano a mano che le cose accadranno vi terrò informati. Questo è l'impegno, credo che sia l'impegno più onesto che posso prendermi, con molta semplicità, perché nessuno ha la verità in tasca, perché una verità qui non c'è. D'altra parte era doveroso, lo ripeto e poi chiudo, che il Comune assumesse un qualche tipo di atteggiamento forte per dire così non ci sta bene, ed è quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto bene? Credo di sì. In coscienza credo di sì. Non credo che abbiamo avuto controindicazioni, però questo ce lo direte voi nell'arco del tempo. Parto dalla prima domanda, possono i comuni uscire dalla regione? Certo, ma qui in Veneto avete avuto circa 80 comuni che hanno chiesto di essere annessi al Trentino-Alto Adige, perché capite, se i privilegi che ha il Trentino-Alto Adige, dove la provincia autonoma paga anche le spese per il dentista, capite, vuol dire il passaggio dal giorno alla notte, infatti è partito la MON, poi dopo sono arrivati una serie di comuni che hanno chiesto il passaggio con referendum, che sono stati dei plebisciti che tutti hanno detto di sì, che non hanno portato a nulla, perché poi tutte, perché ci vuole una legge costituzionale per passare dalla regione ordinaria alla regione speciale, e tutto è rimasto fermo. Non sono serviti a nulla, no, sono serviti, perché per esempio è stato istituito il fondo Franchet per le aree del confine, in cui lo Stato ha stanziato delle risorse per questi comuni di confine, ha dovuto prendere atto che c'è una situazione insostenibile, capite?
Quindi qualcosa è servita quella presa di posizione, anche se non ha portato poi al risultato di passare dall'altra parte. Il rapporto di reale collaborazione con la regione, però qui facciamo, è vero, la città metropolitana dipenderebbe molto da quello che la regione gli dà e ci vorrebbe un rapporto di reale collaborazione. Peccato che però questo rapporto di reale collaborazione l'ha rotto lo Stato con le regioni. E gli esempi che faceva prima Forcolini sono emblematici, capite? Addirittura con il decreto legge 78 del 2015, che adesso vengo in pugna, c'è questa norma capestro che prima taglia le regioni. Poi gli dice, regione, guarda che se tu entro il 31 ottobre non approvi la legge, vai a pagare tutte le funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane. Ma siamo matti. Prima hai massacrato le province e le città metropolitane, poi lasci in mano il cerino alla regione e paga. In uno dei decreti attuativi del Jobs Act rifanno lo stesso gioco. Centri per l'impiego, citava prima Forcolini, costano 410 milioni. Lo Stato stanzia, in questo decreto, stanzia nel decreto legge 78, 90 milioni, non bastano neanche da quelli della campagna, dite, dei centri di impiego. E tutto il resto che ce lo mette, ce lo deve mettere la regione. Quindi c'è sistematicamente ormai questa tecnica di lasciare il cerino in mano ai sindaci, alle regioni e in questo caso l'hanno lasciato in mano anche alle città metropolitane. Allora, io tutte le domande che sono state fatte su dove andiamo, eccetera, me le sono poste tutte, si può costituire un'area vasta, piccola, quando mai, l'ho poste tutte, però mi sembra ragionevole che in un momento in cui si deve costruire lo statuto ci sia una presa di posizione forte che dice in una città metropolitana così io non ci voglio entrare, perché così sei ascoltato e allora condizioni l'elaborazione dello statuto. Se invece stai fermo, c'è un proverbio che dice chi si fa bene, il lupo se la mangia. Quindi il rischio fortissimo è questo, se stai zitto, fai una specie di acquiescenza e lasci fare tutto un sistema che abbiamo visto che non è democratico, perché comanderà un sindaco che risponderà ai suoi ed è inamovibile, se sì, non può mandarlo via, capite? I sindaci della comunità metropolitana, se fa qualche cavolata, non possono mandarlo via, quello è inamovibile, questo è il cortocircuito della legge, capite? E allora se c'è una presa di posizione di qualcuno che comincia a pestare i pugni sul tavolo, probabilmente anche il governo deve dire, ma allora io devo fare la legge elettorale per l'elezione diretta, per esempio, del sindaco della città metropolitana, e non deve essere per forza il sindaco di diritto. Se tutti stanno zitti e si fanno pecore, probabilmente il governo quella legge non la farà mai, e non si potrà mai fare l'elezione diretta del sindaco, del capo della città metropolitana. Sarà il sindaco di diritto che risponde ai suoi elettori. Ragionerà secondo una logica politica, quindi risponderà a chi lo deve rieleggere. Non è stupido, capite? Se ne approfitterà. E quindi su chi scaricherà? Su quelli che non eleggono. Questo è il principio di, matematico, capite, in democrazia. Risponderà a chi lo ha eletto. Allora, o si conferma questa cosa qui, o si approfitta del VAR che ha aperto la Corte Costituzionale grazie al nostro ricorso e che ha detto c'è l'opting out. Quindi potete battere i pugni sul tavolo, andare dove. È chiaro, alla fine dipende dalla legge dello Stato. Se Cavaliere del Porti fa il referendum e dice, dopo dovrà elaborare una proposta anche, capite? Ma la proposta, la stessa legge del Rio, l'articolo 1, dice in attesa della riforma costituzionale vale questa legge. Questa stessa legge è una legge provvisoria, capite? Quindi il quadro si rimescola. Però il referendum che segnale dà? Io non accetto un deficit di democrazia. Un deficit di democrazia non lo accetto. Ma l'abbiamo visto che porta in debiti di democrazia, guardate l'Europa, siamo sotto l'egemonia netta della Germania, sta comprando mezza Italia, capite? Questi debiti di democrazia portano qui, capite? Questo è il meccanismo che si sta, e si riferisce il piccolo, un meccanismo che ci porterà a sotto un'egemonia, questo è il pacifico, questo risponderà ai suoi elettori, sindaco diretto, ma tutti, guarda, non c'è un costituzionalista che ha detto che andava bene. Quindi questo è il rischio gravissimo che secondo me si determina e in cui vale la pena battere i pugni sul tavolo. Poi mi veniva chiesto ancora la questione del referendum, però mi sembra di aver già risposto sul referendum. Vabbè, cioè il referendum non è che dobbiamo guardare nell'immediato, cioè non è che il referendum diventa legge subito, capito? Però il referendum è una manifestazione politica che dice così non ci sta bene e ha due effetti,
costringe lo Stato a intervenire, per esempio, a capire che un segnale, secondo me, se lo parte Cavallino, partono tanti altri comuni, perché a tanti non va bene questa cosa qui. È un segnale dal punto di vista di dire non puoi fare una città metropolitana che deve essere la modernizzazione del sistema e la svuoti delle risorse, capite? È un segnale di dire non puoi lasciare il cerino in mano alla regione che poi dopo viene a tassare noi per recuperare i soldi che lo Stato gli impone di pagare come sanzione. È invece una manifestazione di dire così non va bene. Se nessuno lo dice, va bene. Questo è il problema che si viene a creare. Che se nessuno si muove, la democrazia locale, questo è un attacco alla democrazia, per questo il referendum è una voce della democrazia che non accetta che vi siano schiacciati i piedi. Questo è il punto della questione che è in gioco, no? Quindi, secondo me, anche per rispondere alla domanda col referendum, questo è lo scenario che si ha, cioè dire così non va bene, così non va bene. E poi condizionare lo statuto, condizioni la questione delle risorse, perché fai capire che allora il Comune dice guarda qui mi stanno scappando via, o Stato, quando andrà da Renzi, dirà oh guarda che qui stanno scappando via, capite? Allora il tuo giocattolo si rompe se non interviene. Se no il giocattolo va benissimo così, capite? Questo è il problema che si crea. Il giocattolo va benissimo, nessuno protesta, il giocattolo va benissimo così. E così non funziona, lo dico da costituzionalista. La democrazia, la rivoluzione francese l'abbiamo conquistata a caro prezzo, no? Qui viene abolita, perché il sindaco di diritto è una cosa che non esiste in nessun sistema al mondo, e giuro, nessun sistema di città metropolitana al mondo ha un modello come questo che viene instaurato qui in Italia. Nessuna al mondo, no? Ecco, allora dico, questo secondo me è il significato che si può dare alla questione. Massimo Sensi. Sì, due risposte brevi. I tempi, qualcuno mi ha chiesto prima dei tempi. I tempi sono brevissimi. Abbiamo poco più di due mesi per fare questo statuto. Se non si riesce a fare lo statuto, la città metropolitana viene commissariata e quindi penso da Colderburgo si dice alle nostre parti, cioè a questo punto si blocca veramente tutto. Che cosa sui tempi, che cosa bisogna sottolineare? Che noi siamo già dentro la città metropolitana, il nostro sindaco si chiama Brugnaro, ovviamente sindaco metropolitano, e qua mi ricollego anche a un'altra domanda o un'osservazione che è stata fatta. Ma dal punto di vista economico, dal punto di vista gestionale, come va a finire? Beh, voi sapete che Brugnaro è stato fino a... si è dimesso subito prima di essere eletto sindaco, era presidente di Confindustria Venezia, favorevolissimo alla città metropolitana. Voi direte, ma perché gli industriali? Non so se c'è ancora il presidente degli artigiani, fondamentale di artigiani qua, che era qua presente poc'anzi. Beh, loro vedono sicuramente con un occhio speranzoso questo discorso della città metropolitana, ma perché c'è tutto un discorso sotto? A voi magari interessa meno in quanto avete un'economia prettamente turistica, ma l'entroterra ci sta chiedendo, anzi chi deciderà per tutti noi ci sta chiedendo, ma l'organizzazione industriale o artigianale, come volete chiamarla, come si deve porre? Dobbiamo accentrare, in una grande città si accentrano le industrie, tipo stile Marghera di una volta, o deve essere diffusa nel territorio con le micro aziende, con i micro centri industriali? Non è una domanda bambina, ne va della nostra vita anche futura, anche per quanto riguarda il collocamento. Quindi la nostra città diventerà una città, lasciatemi il termine, dormitorio, cioè nel senso che dove ci sarà da alloggiare, dovremo spostarci attraverso la metropolitana, in questo caso di superficie, fino a Marghera o a qualcosa che sia simile a Marghera, o avremo una diffusa economia di tipo industriale. Capite che queste cose che dobbiamo assolutamente prevedere, magari non nello statuto specificatamente, ma le applicazioni che daremo allo statuto, sono sicuramente domande che vanno anche dopo la nostra stessa vita, cioè quello che lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. È veramente
cambiamento epocale. L'unica, e chiudo, riflessione che facevo è questa: dovremmo fare in maniera non di uscire come fa Cavallino con un referendum, che poi ci vogliono anni perché venga applicato, intendiamoci bene, non di uscire dalla città metropolitana, ma dovremmo avere i comuni che dicono: beh, questo ente è così interessante, così buono, mi dà così tante opportunità che ci voglio entrare. Sto pensando a Mogliano, a Monastiera, a tutti quei paesi che sono subito dopo il confine, diciamo, il limite della città metropolitana in cui si entra nella provincia di Treviso, che potrebbero dire: beh, io è una cosa così interessante che ci voglio entrare. Ecco, allora lì avremo realizzato uno statuto della città metropolitana, anzi avremo realizzato una città metropolitana degna di questo nome e che ha un valore, cosa che insomma credo che ce ne vorrà, e tutta la nostra buona volontà per fare queste cose. Io nel 2012 avevo deliberato di passare sulla provincia di Treviso, qualcuno aveva chiesto prima, e ho creato scandalo. Dopodiché è vero, è difficile anche prevedere quello che succederà, perché pensate, se Cavallino esce anche Jesolo, Musile, Fossalta, beh, qua c'è un problema, perché taglieremo la città metropolitana in due, da una parte Venezia, dall'altro il Porto Guarese, e da questo punto di vista con tutte le difficoltà, si diceva prima, trasporti, ma tutte le difficoltà, è praticamente impossibile, perché le cose cominciano a diventare veramente ingestibili. Ecco, quindi io mi chiudo così, mi auguro di riuscire, per quanto mi riguarda il mio piccolo, ma insomma assieme agli altri colleghi della consigliera metropolitana, di fare in maniera che questa scatola vuota possa essere riempita di contenuti favorevoli a tutti noi. Grazie. Sì, credo che sia chiaro a tutti che dal 2011, in particolar modo dall'era del governo cosiddetto tecnico, si è passati da un federalismo alle porte, e ricordo che solo aprile 2012 con il decreto mille proroghe dovevano iniziare in via sperimentale i costi standard, quindi non parlo di 20 anni fa, parlo di 3 anni fa. Poi di fatto è stato messo tutto sul cassetto e siamo passati a un centralismo assoluto. Io sono uno di quelli, per esempio, che era contrario all'abolizione delle province, e lo stiamo vedendo oggi, perché siamo corsi, praticamente ora in corsi, a un populismo che era quello della politica, delle sedie, quindi delle presidenti delle province, delle giunte. Però di fatto oggi ci troviamo che ci manca l'interlocutore. Quindi al cittadino non fa un problema di numeri, fa un problema di buona politica. Quindi sono eliminare i politici e quella politica che fa ovviamente disastri, però ai cittadini non danno fastidio gli interlocutori e le sentinelle del territorio, perché oggi ne abbiamo quanto mai bisogno, lo stiamo vedendo sulla provincia di Venezia cosa sta succedendo. Quindi di fatto il progetto purtroppo è quello che dopo le province si vogliono cancellare anche le regioni, perché ormai il quadro è questo. Se il quadro è di tagliare tutte le risorse per le province e chiedere alle regioni di andare in aiuto con queste funzioni fondamentali e non fondamentali e pagarne il conto, vuol dire che domani mattina ci sarà il dissesto del sistema regionale e quindi un centralismo assoluto romano. Se questo è quello che vogliono, noi diciamo no, ma diciamo no semplicemente perché i cittadini hanno bisogno di interlocutori attenti sul territorio. Non possiamo mica prima dai sindaci, poi dalla provincia, poi alla regione, andiamo a discutere con chi? Con i sottosegretari o con i ministeri. Provate a fare una telefonata a Roma a vedere se avete un quesito da fare, cosa succede. Quindi su questo credo che la battaglia deve essere fatta. Io sono d'accordo, e lo diceva prima Orazio, leale collaborazione con la regione. Però quando si parla di lealtà e si parla di patti, i patti devono essere chiari. Ma non puoi fare un patto e dire: io faccio un patto e paghi tu il conto, perché allora non funziona così. Cioè, oggi sta succedendo questo, stanno facendo riforma su riforma e a pagare il conto sono sempre i soliti, senza mai fare una riforma che tenga conto invece di chi le regole le rispetta, chi i bilanci li tiene in ordine, chi è virtuoso e chi invece dall'altra parte ne combina di tutti i colori, insomma le note cronache non occorre citarle. Quindi credo che una lotta e una questione come quella che si intraprende oggi e che è quella innescata da Cavallino e dalla Roberta è quella di chiedere ai cittadini un parere su scelte strategiche importanti, credo che sia il sale della democrazia.
Cioè, non stiamo dicendo, non stiamo mica bestemmiando, stiamo chiedendo ai cittadini passo passo, ti tengo informato su quelle che possono essere le vicende, ma la strada ormai è quella, e ti chiedo un parere su questa posizione, perché ne va di quella che è la programmazione dei prossimi 20 anni. Quindi è chiaro, questo io credo che sia da applaudire un'iniziativa di questo tipo, perché vuol dire che ci tiene al territorio, ci tiene a quelli che saranno gli scenari futuri di questo territorio importante. Per cui dobbiamo per forza di cose sollecitare l'amministrazione a rimanere sul pezzo, e questo mi pare sia l'impegno che si è preso il sindaco, però anche quello di poter dare una risposta, perché appunto è la democrazia. E poi questo lo diceva bene il professor Antonini. Per quanto riguarda la MON si è creato il fondo Brancher, per quanto riguarda Cinque Cao Maggiore e i nostri comuni si è creata la legge 16. La legge 16 che norma la nostra conferenza dei sindaci è stata fatta dalla Regione Veneto proprio per cercare di tamponare quell'effetto che c'è di diversità completamente appunto data dalla Regione Friuli, dove c'è una disomogeneità enorme fra sistema fiscale, fra sistema appunto previdenziale, fra sistema sanitario, fra due regioni che sono così allineate con patti completamente diversi. Quindi se questo serve al governo a dire guardate che i cittadini su questo vogliono messaggi chiari, governo scendi a patti perché questa qua la situazione sta crescendo e non la controlli più, ben venga la scelta dell'Ernesto di Cavallino. Noi siamo per la democrazia, sono i cittadini a esprimersi in prima linea. Lo sentiamo molte volte in Svizzera, fanno dal sabato a domenica dei referendum velocissimi. Però l'amministrazione, il politico, ha i suoi cittadini che hanno scelto in questa determinata maniera che sia felice o infelice. E quindi questo è il sale della democrazia, quindi Roberta vai avanti, che credo sia sulla strada giusta, e molti altri comuni ti seguiranno. Grazie. Ringrazio tutti i relatori, il pubblico, naturalmente ringrazio chi ha fatto le riprese, Gianfranco e Gianluigi. Evidentemente bisognerà ritrovarsi ancora per andare avanti in questa analisi che merita sicuramente approfondimenti. Seguiti in streaming con la possibilità a tutti di vedere queste cose. Grazie. Buona serata.